Il liceo artistico Arcangeli, noto anche come ISART, nasce nel 2005 dall'unione dell'Istituto Statale d'Arte e del liceo artistico. Qual è il ruolo dei gessi rinvenuti nei due istituti scolastici? In ambito artistico più generale, la funzione primaria del gesso è da intendersi come copia dell'originale, sia nell'ambito della ricerca artistica, sia come supporto per lo studio delle opere d'arte. Il gesso diventa una fonte irrinunciabile nell'ambito della didattica dell'arte, perciò le due scuole si dotarono fin dalla loro origine di nutrite collezioni di gessi che erano ritenuti fondamentali per l'esercizio del disegno e del modellato. I calchi iniziarono a perdere importanza nel XIX secolo, con l'avvento della fotografia che rivoluzionò il mondo delle immagini. Attraverso questo nuovo supporto, le opere erano visibili tramite un nuovo medium, più maneggevole e di minor costo. I calchi cominciarono a svuotarsi del proprio valore di doppio, di perfetto specchio dell'originale. Nei primi anni 2000, i gessi posseduti dagli istituti scolastici vengono riscoperti e valorizzati come patrimonio culturale e artistico. Perciò le collezioni di gessi acquistano una nuova dignità ed interesse storico. L'istituzione scolastica italiana non prevede di per sé l'allestimento di raccolte delle scuole, quindi non ci sono né locali dedicati né figure dedicate alla conservazione di questo materiale. Gli studenti universitari sono stati coinvolti perché erano necessarie delle professionalità già un po' costruite attorno ai concetti di beni culturali o comunque delle figure che avessero già una preparazione storico-artistica e che potessero in qualche modo occuparsi della catalogazione anche di materiali più complessi all'interno della scuola. Il progetto è nato moltissimi anni fa quando arrivai alla Scuola d'Arte di Bologna e mi accorsi che la scuola era ricchissima di materiali che risalivano anche alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. È importante il catalogo perché è una testimonianza della storia della scuola, in quanto si tratta di materiali che sono stati utilizzati nella didattica o materiali che sono il prodotto di una didattica di qualità molto spesso assai alta. C'è stato questo intervento dell'IBC, l'Istituto per i Beni Culturali, che ha formato i tirocinanti in particolare per l'implementazione dei dati nel catalogo della regione, nella piattaforma Samira. Il progetto che abbiamo costruito riguarda anche gli studenti della scuola. Sono sempre stata convinta, e tuttora lo sono per i risultati che ho ottenuto, che i ragazzi un po' alla volta non solo si appassionano al progetto, ma costruiscono una loro identità che difficilmente si può costruire in altro modo. Si riconoscono in un ambiente, in una storia, cosa che raramente, ecco, oggi come oggi, la scuola riesce a comunicare. I due istituti avevano compiuto scelte molto differenti nella creazione delle loro collezioni di calchi. Infatti, esse contengono opere appartenenti a periodi storici decisamente diversi tra loro. L'Accademia del Liceo hanno realizzato una raccolta che contiene un numero maggiore di opere di epoca classica, greca e romana, come modello di studio e di riproduzione. I gessi provenienti dall'Istituto d'Arte comprendono numerosi pezzi di ornato ed elementi architettonici decorativi, mentre la maggior parte delle opere figurative sono del periodo romanico e medievale e sono oggi conservate presso la sede di Via Cartoleria. Copia di un'opera originale in marmo del I-II secolo d.C. Si può datare quest'opera nella seconda metà dell'Ottocento, giunta al liceo dall'Accademia di Belle Arti di Bologna. Quest'opera presenta numerose parti mancanti, a partire dalla gamba, che è stata sostituita da un inserto in metallo, e i chiodi che troviamo sul volto e sulla gamba destra erano utilizzati per la copia del vero. La colonna traiana venne realizzata attorno al 113 a.C. da Apollodoro di Damasco in onore delle campagne militari dell'imperatore Traiano. All'interno della scuola possiamo trovare numerose scene derivanti da quel capolavoro e provenienti anch'esse dall'Accademia di Belle Arti, e furono realizzate attorno ai primi decenni dell'Ottocento. I gessi di ornato sono una prerogativa dell'Istituto d'Arte ed avevano lo scopo di proporre agli studenti esempi di materiali da studiare e sui quali allenare la mano per il disegno decorativo e la decorazione ornamentale.
Nella scuola possiamo trovare numerosi esempi di tali calchi, per i quali è molto difficile risalire all'originale. Lo scopo del lavoro che la professoressa Nicolini e gli studenti del corso di laurea di arti visive dell'Università di Bologna stanno svolgendo è un primo passo per salvaguardare questo patrimonio storico, che è stato fondamentale per l'istruzione artistica ed è oggi un patrimonio culturale di indiscutibile valore.